Buonissimo, infatti stavo ancora mangiando con gusto. No, non volevo interrompere. No, assolutamente, anzi è un piacere. Guardi, veramente lo chef è stato molto generoso, ha fatto un piatto abbondante, ma questo è per una persona? Sì, sì, per una persona normalmente, ma noi facciamo un po' i piatti più abbondanti rispetto al normale, alla nouvelle cuisine. Qui sfogliando anche un po' il menù, che avete anche proprio piatti tipici insomma della zona e soprattutto a base di pesce. Pesce fresco ogni giorno. Sì, sì, ogni giorno. Qua io sono tanti anni, ma quanti anni sono, possiamo 23 dire? 23 anni. 23 anni, beh, insomma, tanto. Le posso dire che ogni giorno compro il pesce, ogni santo giorno. E il ristorante però ha una vista magnifica e anche un po' unica qui in questo tratto di costa. Siamo precisamente a Duino, giusto? Al porticciolo di Duino. Porticciolo, sì, sì, un angolo così caratteristico qua. Non viene molta gente, però quelli che vengono apprezzano il posto, apprezzano il luogo. Beh, è un posto per gli amanti, ecco, della sì, natura, sì, ci si rilassa, da questa più, proprio sì, quiete, ecco. Un posto romantico, diciamo, un posto così per passare due ore in tranquillità, in serenità. Il castello invece, il famoso castello di Duino, dove si trova? L'accesso principale in piazza, come si arriva a Duino. E poi subito qua dietro c'è, si può intravedere attraverso gli alberi, il castello vecchio. È molto suggestivo perché richiama un po' la storia della Dama Bianca che si vede dal mare, questa roccia famosa. Il ristorante è sempre aperto? Anche tutti di sera, tutti i giorni? A parte il martedì, perché okay, un giorno ci vuole di riposo. Beh, complimenti. Io allora intanto finisco questi spaghetti con un po' di pazienza, poi magari posso sapere anche la ricetta dello chef. Certamente. Me la fa dare? Certamente. Va bene, intanto la ringrazio. Allora, a dopo. Grazie a lei, buon appetito. Abbiamo il nostro buon olio extravergine di oliva della nostra zona del Carso, triteremo questo aglio, aggiungeremo i pomodorini che abbiamo tagliato a pezzettini in quarti, un pochino di pan grattato per tenere il sugo e un pezzettino di zenzero e una punta a piacere di peperoncino. I frutti di mare, gli scampi, le vongole e il gamberone. Adesso copriamo con il coperchio e portiamo a cottura. Regoleremo, se serve, con un po' di pan grattato se il sugo è troppo liquido, eventualmente con un goccettino di brodo o di acqua della pasta se il sugo è troppo denso. Pochino, bisogna saper regolare. Ecco, adesso stiamo scolando la pasta, la stiamo saltando in padella, adagiamo gli ingredienti sul nostro piatto, ecco, così in questa maniera, mettiamo gli spaghetti al centro, gli scampi e i gamberoni li abbiamo già messi ai lati, e adesso mettiamo i frutti di mare, spruzzata di prezzemolo e il piatto è pronto. Buon appetito!